Allora, ciao a tutti ragazzi da parte di Corridan. Proseguiamo con il secondo episodio dedicato alla serie di The Walking Dead, l'avventura grafica di Telltale Games. Scusate per il salto, praticamente abbiamo lasciato la storia con Lee che si è appena salvato dagli zombie, scappato dalla macchina dello sceriffo. Ho saltato la parte in cui trova, perché l'ho giocata praticamente senza farci i commentary, e ormai il gioco ha salvato, è andato avanti. Quando praticamente ho trovato Clementine, l'ho salvata dalla sua casa, l'ho portata via perché i genitori sono a Savannah e non si sa se sono vivi o morti. L'ho salvata dalla casetta sull'albero. Abbiamo trovato due persone, di cui uno è il figlio di Herschel. Se avete seguito la serie televisiva, è praticamente il veterinario che abita nella fattoria. E siamo scappati in auto. Io mi sono finto il suo babysitter di Clementine e l'abbiamo portata via. Arrivata alla fattoria di Herschel, abbiamo fatto la conoscenza di Herschel e tutta la sua famiglia. E mi ha medicato la gamba, quindi se vi ricordate si era fatto male durante l'incidente con i vetri dell'auto lì. Mi ha medicato la gamba, però ancora ovviamente molto con quello che sta succedendo non si fidano molto di noi. Comunque sembra che non ci sia posto, ci hanno messo a dormire nel fienile. E questo è quello che succede la mattina al nostro risveglio. I'm itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I Eh? bet your daddy scared them all away, huh? I'm not her dad. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, we're in the middle of a fence. Ciao, There's a Kenny, piacere. tractor and everything. Sto bimbetto è una testa di cazzo, You eh? better get Poi going, or you vedrete won't hear the end perché. of it. That's my boy, Ken Jr. They Ken call him Junior? Doc, though. Kenshiro? Doc? Perché Yeah, Duck? nothing bothers him. Like water off a duck's back, you know? Ecco, That's a bello, valuable perché trick, lucky. chiamarlo Duck è babbo No kidding. pescatore, But frankly, I eh? think it's Cacciatore. because he's dumb as a bag of hammers. Dad! But he makes up for it with enthusiasm. The word is, you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has Volentieri, to. eh? Volentieri, vengo, vengo. Maybe. Forse. We'll see how Dai, things shake out with this tiriamocela old un guy. pochino. Forse, Good forse, luck with forse, that. forse. He's a hard ass. Come dice Honey, Gabriele alla Doc, this porta, is Lee. forse. And what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what Eccolo, those things questo è il can figlio do di out there, Herschel. so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it. Fatti a sedere sul trattore e non I can rompere i keep an coglioni, eye on vai. your little girl here on the porch. We can visit. Brava, ma volentieri, almeno me la levi un po' dalle scatole per ora. Mi dai il tempo un attimino di respirare. Comunque, ti volevo fare giusto una domanda. Com'era la città? Kenny just drove. We passed so many people that needed help, and we just passed people Ecco. over some just. Si sono passati sopra, just. no? It's okay. E vabbè, durante un'apocalisse zombie penso sarebbe il minimo. I want to go home tomorrow, but even then I can't take away the things Doc went through. Don't you want to go back to the moment before you knew about all of this? Things were bad before. Bad now, but they're different, you see? People are eating each other. But they weren't before. The banks. Bravo, bravo, bellissima sta frase. Cioè, le persone si mangiano a vicenda, perché prima no, le banche, i politici, tutta questa merda, è verissimo, gli ha risposto per le rime. Back in a bit. Okay, Lee. È verissimo, come se vi ricordate a 28 giorni dopo. L'attore che faceva il primo Doctor Who, quando li fa praticamente il ragazzo gli dice: ma insomma, tutta questa merda, questo mondo di merda, e fa: io non ci vedo niente di strano, vedo persone che uccidono altre persone, è tutto come prima, è vero, cazzo, è vero. Kenny? Serve aiuto? Need any help? No, I think I got it. Do you need any help? What do you mean? I mean, in taking care of that little girl. You know what you're doing? Ma fatti i cazzi tua, la saprò tenere la bambina. I Sto think I've bene. got it handled okay. As long as I keep her safe, I think I'm doing all right. With those things out there, maybe, sure, that's enough. But you gotta ask yourself if you're the type of guy who can do better than that if her parents don't show up. Sì, vabbè, ovviamente gli ha spiegato che non è il padre. Qual è il tuo What's your piano? family's plan? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out.
tutti questi posti con nomi coloniali, no? On the odd chance things got too bad, we could hop on my boat, I guess. You've got a boat. I'm a commercial fisherman, catching mackerel, l'ho detto, dolphin, pescatore. Whatever's biting and paying. Kachi wouldn't be wild about it. Peschi delfini? Oh, stronzo! T'ammazzo, ti chiudo il cofano sulla testa. Come sta tuo figlio? Good, I think. Kachi's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about 2 seconds and... Christ. Just lucky I was there. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschel's. But we're a tough family, Lee. Ain't nothing gonna faze us. Triste storia. See you. Non si può più nemmeno andare a fa' benzina, Andiamo a dare una mano a quei disgraziati laggiù che lavorano. Trattore? You know how to drive it? Sure don't. I can give you a hell of a critique of the U.S. Farm Bill, though. I'm good. Attento, non schiacciare l'acceleratore perché lo butti sotto a quello stronzo. How you doing, Duck? Good. I'm gonna drive the tractor. I'm the foreman. Lift with your back, Sean. Madonna mia, gli dà anche gli ordini, povero Sean. Hey, Lee. Need a hand? That'd be great. If you could cut those two bys to length, that sure speed things up. Praticamente ci si fa una sega. Ecco, mi sembra di essere Mastro Geppetto. Vieni, si fa Pinocchio. Gli si mette una bella Vulcan attaccata al braccio e vai di rock. I saw a guy in Atlanta kill a kid. A boy. Just shot him right in the face. Was the boy one of the ma perché erranti? Chiamateli zombie! L'unica cosa bella di quel polpettone di World War Z che non mi è piaciuto è che sanno che sono zombie e li chiamano zombie. Cioè, ma non esistono film in queste ambientazioni. You don't see things like that. It's not like in the movies. They don't fall like you think. Cioè, c'ho scritto un libro, un romanzo, che se tra l'altro non è per farmi pubblicità, però se andate su Amazon, solo in formato elettronico, si chiama Giorni di Sangue. Copertina praticamente con una mano rossa su sfondo nero, Giorni di Sangue. E, ma io nel mio romanzo ha avuto un piacevole successo. Nel mio romanzo ho messo che i protagonisti lo sanno cosa sono gli zombie. Cioè, mi sembra una cazzata che non lo sappiano. My brother and parents are in Macon. I hope. No, man, I hope so too. Maybe it's not too bad there. Ma è una merda, no? Non è tanto peggio. That's probably all I need cut for now. Thanks. Ho segato abbastanza, vai, tre seghe sono bastate. And Sean, thanks again for the ride. Ci ha salvato la vita. No problem, Lee. Couldn't leave you behind. Grazie, sei una persona di cuore, sei buono. Around. He might want some help in the barn. Vai. Andiamo da Herschel, vieni. Andiamo da quel vecchio stronzo. You should know that if you weren't leaving with Kenny today, I wouldn't stand for your lack of honesty last night. I'm not sure I follow. Vabbè, una piccola bugia, dai. How'd you get out of Atlanta? I got a ride and then I was in a wreck. I walked until your boy found me. Well, you're no worse for wear. This farm's a nice plot of land. Had you told me 20 years ago I'd still be doing this, I would have told you that you were full of crap. Never was a plan, having a place like this. E vabbè, non te lamentare, c'è una bella villa, una bella tenuta in campagna con della terra, stai per i cazzi tua. Respiri aria pulita, mangi roba biologica, e cazzo ti lamenti? Yes. Guarda io che vivo a Livorno, in mezzo al sud, c'ho lo sporco, il puzzo. I miei genitori sono a me, che palle, oh. Well, I hope they're all right. Capace sono errante. Clementine, is it? You just stumbled up on her? Quante domande mi fai? Yeah. Beh, cerchiamo di essere sinceri, dai. Can I give you a piece of advice? Voglia, basta che mi rompi i coglioni. What is it? I don't know who you are or what you did.
Let's say things don't get better back in the cities, or they get worse before they do. You're gonna have to depend on the honesty of strangers if you're gonna make it. And if those same people get to questioning yours, you're gonna be in trouble. Oh, and I'd start checking the attitude, friend. Madonna mia, ma se... Oh! Ma se gli capitava Daryl, che cazzo Merle! Go! I'll get my gun! A parte che non ci sono, nel fumetto. Oddio mio! Oddio mio, no! Porca puttana! Muzzupu! Sto bimbetto di merda! Dai, dai, il bimbo! Boia! Puntata nel viso! Staccati, maledetto zombie di merda! Maremma schiacciata sotto al camion dello spurgo! Andaf. Povero Sean. Vi ricordate nel fumetto e nella serie televisiva che esce lo racconta che suo figlio è stato ucciso e è proprio per questo motivo che non è molto propenso, tra virgolette, ma anche senza virgolette, e vedi, ad ospitare nuove persone in casa sua, perché lui dà tutta la colpa a queste persone della morte. Della morte del figlio. I'm sorry. Sorry. Come quando ci finisce Rick. You don't get to be sorry. And you didn't even try to help. I was worried about the boy. Look at him. But you weren't worried about that. Please. Dai, tanto sarebbe morto uguale, dai. Get out and never come back. Ecco, si è fatto incazzare Ashel, eh? Te lo vorrei dire, tutta colpa del tuo figliolo spastico, eh? Ma vaffanculo, vai a me con... Guarda il casino ha fatto. Marimma schifa, Clementine. Capiti l'occhio, poverino. Famiglia di testa di azzo e di... Madonna. Ecco. Sì. Comunque, siamo arrivati a Mekon, questa città, questo paese di provincia. Vedrete cosa succederà prossimamente, ce ne saranno veramente, veramente delle belle. Sicuramente questo gioco l'avete già fatto voi, però nel caso che non l'abbia ancora fatto, spero di farvelo godere con i miei commentari del cazzo. E spero di divertirvi, ragazzi, al solito. Mi farebbe un piacere immenso, disumano, se faceste un po' di pubblicità, come vi ho detto nel vlog, è tutta pubblicità che vi ridò indietro. Non abbiate paura, 100, 200, 10.000 era meglio, 200.000 iscritti, io vi faccio pubblicità, non me ne frega un cazzo. Se la faccio una devo fare a tutti, e la faccio a tutti. Porca puttana, ci si dà una mano a vicenda, Movimento 5 Stelle, viva Beppe Grillo, dai. Non parliamo di politica, è meglio. Vi ringrazio ragazzi dell'attenzione, e vi ringrazio anche per i commenti, per le visualizzazioni e tutto, mi state facendo... felice ragazzi, contenta è una parola del cazzo per me, mi state facendo veramente felice, perché è quello che veramente provo. Ciao a tutti, alla prossima, e up the irons, run to the hills, è meglio se non canto, faccio schifo, dai. Ciao ragazzi, alla prossima.